Dopo la scelta del nuovo presidente della comunità montana Vallo di Diano, si va verso una ridefinizione di tutti gli organi alla guida degli enti comprensoriali. La scelta di Francesco Cavallone come presidente dell'ente montano, già da sé, apriva nuovi scenari per la guida del consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro e del comitato dei sindaci del distretto 72, che lo stesso Cavallone, nel corso della seduta del Consiglio generale della comunità montana di sabato scorso, aveva annunciato di voler lasciare come guida e come peraltro già previsto. Ma agli organi presieduti da Cavallone si è aggiunto anche il GAL Vallo di Diano, la cui scadenza della presidenza è prevista per dicembre 2022. L'attuale presidente Attilio Romano, infatti, nonostante avanti a sé abbia ancora altri 2 anni di mandato, ha deciso di rimettere l'incarico nelle mani del neoeletto presidente della comunità montana Cavallone. Una decisione che, come spiegato dallo stesso presidente Romano, va considerata come un atto dovuto, dato che è in corso un riequilibrio degli assetti territoriali. Abbiamo nominato insieme ad unanimità il presidente Cavallone, qualità di presidente della comunità montana Vallo di Diano, e questo è un risultato. Naturalmente si è già detto che questa cosa determina, diciamo, un nuovo riequilibrio, un nuovo assetto sul territorio. Mi è sembrata da parte mia più che doveroso, è un gesto di assoluta giustezza, rimettere la delega di presidente del GAL nelle mani del presidente eletto della comunità montana nella qualità di Francesco Cavallone. Poi ci sarà, credo, nei prossimi giorni un ragionamento. Mi limiterò nei prossimi giorni a svolgere le funzioni essenziali, quelle che ritengo improrogabili per la società, e credo che sia giusto, insomma, affidare al suo buon senso, alla sua intelligenza, alla sua capacità. Come dire, la discussione sul tema di come continuare il GAL, che è una società che abbiamo visto molto utile per il territorio, e credo che sia anche molto stato apprezzato l'intervento fatto dal GAL in questi anni per il territorio. Io e il mio comune sono a disposizione di questo nuovo ragionamento che il territorio vuole fare. Siamo, come dire, sereni, fiduciosi, convinti che questo territorio può dare tanto ai cittadini, alle imprese e alle famiglie del Vallo di Diano.